Il titolo del mio nuovo libro, Messaggi di sangue, suona un po' come quello di un giallo o di un noir. Invece è un libro di storia contemporanea. Gli atti violenti sono spesso comunicazioni, cioè messaggi. Sono messaggi mandati in primo luogo dagli attori violenti alle vittime e dicono: noi vi disprezziamo, vi odiamo, oppure abbiamo il potere su di voi, oppure eseguiamo un ordine. Poi c'è un secondo livello di messaggi, quelli scritti col sangue della vittima e mandati a terzi, agli astanti se ce ne sono, oppure ai testimoni futuri. E poi spesso, ma non sempre, c'è un terzo livello, un terzo gruppo di immagini, quelli del reportage giornalistico, della fotografia, delle immagini televisive, ma anche dei dibattiti giudiziari, delle indagini, dei libri di storia, in cui l'atto violento viene analizzato. In certi casi un atto violento può dare luogo a un conflitto di messaggi, un conflitto di interpretazioni. Faccio un esempio concreto. A Rimini, il 16 agosto del 1944, furono impiccati in una delle piazze centrali della città tre giovani partigiani e un cartello affissato alla forca diceva che erano impiccati come ammonimento. Appena un mese dopo viene liberata la città e la nuova giunta antifascista, uno dei suoi primi atti era di rinominare la piazza e da piazza Giulio Cesare diventò piazza Tre Martiri. In questo modo il gesto della giunta è stato quello di rovesciare il significato della morte di queste persone, ma anche delle persone stesse. Da banditi, come erano stati per i tedeschi, sono diventati martiri. Nel libro esamino 12 casi diversi di atti violenti. Il mio scopo è quello di contribuire a un nuovo modo di leggere e rileggere la storia dell'Italia Unita come una serie di atti violenti e del loro lascito nella posterità.